A me sembra che la società di oggi vive nella negazione totale della morte. Cioè le società precedenti avevano una percezione precisa di quello che dicevi tu, la morte è l'altro aspetto della vita, sono inseparabili fra loro, e avevano una visione completa dell'esistenza. Invece oggi la vita è ridotta a consumo. E la vita dei consumatori non prevede la morte. E infatti la morte è diventata la cosa più oscena che ci sia, no? È non rappresentabile, non, è ripugnante, ma soprattutto è taciuta e negata. Noi viviamo nella negazione della morte, che è come dire che dimezziamo la vita e viviamo in una vita apparente, perché la vita senza la morte no, non ha significato. Mi sta capitando in questi giorni di leggere un libro medievale che ha avuto un enorme successo e che è una trasposizione cristiana della leggenda della vita di Buddha. E la vita di Buddha da che cosa è caratterizzata? Dal fatto che lui cresce per 20 anni, no? Segregato dal padre, in una torre, in un palazzo splendido, eccetera, perché non deve rendersi conto di che cos'è realmente l'esistenza. Poi esce casualmente e incontra la malattia, la vecchiaia, la morte, che è la presa di coscienza che poi determina la nascita del buddismo. E questa leggenda viene ripresa dal mondo buddista e trasformata in chiave cristiana. Il mondo buddista parte dalla presa di coscienza della morte per affermare l'inessenzialità della vita, no? La vita ha un senso se la vediamo alla luce della morte e quindi se ci sappiamo distaccare dagli aspetti più potenti della vita stessa. Il cristianesimo fa un'operazione in apparenza simile, ma in realtà antitetica, perché afferma l'immortalità dell'anima, che non c'è nel buddismo. L'anima nel buddismo si trasforma, trasmigra, assume altre forme, altre connotazioni. Invece no, per il cristianesimo l'anima è mortale e per l'immortalità dell'anima noi ci dobbiamo distaccare dalla vita, eccetera, eccetera. Quindi la morale pratica è simile, ma la visione del mondo è completamente antitetica. Però questa leggenda, parte buddista, che poi diventa cristiana, nella vita di Buddha che vive in una bolla artificiale, dove la morte non esiste, è una grande metafora del mondo contemporaneo. Perché noi siamo tutti dei principi Siddhartha, prigionieri in un castello, che non devono contemplare, non devono avere coscienza che la morte esiste. Da questo punto di vista poi il Covid agisce come detonatore, no? Perché mette in discussione questa visione. E quindi diventa lacerante, drammatico, un problema irrisolvibile perché porta all'evidenza il fatto che poi siamo fragili, siamo mortali e che la morte fa parte del nostro stesso percorso. Il Covid agisce come detonatore proprio perché mette di fronte al fatto che non sappiamo accettare la morte. È una lacerazione profonda che è avvenuta proprio nella sostanza della società umana. Faccio un esempio. L'anno scorso siamo andati qui dietro a una passeggiata organizzata dal comune, al comune qui vicino, che adesso si chiama Treviso Bresciano, in passato aveva un altro nome. Nel corso della passeggiata siamo andati a vedere una cappella che hanno appena restaurato, che è la Cappella della Peste. I 2/3 degli abitanti sono morti nel 1630 in questo paese durante la peste. Noi qui a Provaglio non sappiamo esattamente quanti, ma lì è stata una cosa, c'è appunto questa valletta quasi dei morti, no? E se vai ancora un po' più lontano sul lago d'Idro, c'è il paese di Bondone, che è un po' dietro il lago d'Idro sul Trentino. E lì ci sono ancora delle vecchie case e 7 di queste case hanno degli affreschi in facciata con scene di santi o la Madonna o altro. Perché ci sono queste immagini? Perché quelle sono le 7 famiglie che si sono salvate dalla peste. Quindi
in questo mondo si sapeva, noi non riusciamo ad accettare che possa esserci una pestilenza alla fine. Per carità, non voglio negare, è un'esperienza grave, bisogna combatterla, eccetera. Però il panico col quale lo si sta facendo non è naturale, perché alla fine, per quanto gravi siano i 4 milioni di morti nel mondo su 8 miliardi di abitanti o i 120.000 morti in Italia, 140.000, non ricordo bene adesso quanti sono, su 60 milioni di abitanti, non sono cifre paragonabili a quello che una pestilenza faceva nei secoli passati, eppure chinavano la testa e ricominciavano a costruire, a vivere. Naturalmente è chiaro che erano nel panico anche loro, ma il panico con cui si vive, il panico, non la giusta preoccupazione, la prevenzione, eccetera, con cui si vive oggi questa vicenda è perché fa scatenare il fatto che noi non abbiamo completamente la morte sotto controllo. Ed è questa impossibilità di controllare la morte che quando riguarda degli individui viene censurata, no? La persona che si ammala di un male incurabile viene, come dire, un po', sì, è una vicenda, si chiude lì, ma questa concezione del rapporto dialettico tra la morte e la vita non siamo in grado di gestirla. È una società in questo malata, che non ha una visione globale della realtà, ha una visione parziale, artificiale. Viviamo in un mondo artificiale e in un'idea artificiale della vita. Cioè, è chiaro che siamo organismi biologici. In quanto organismi biologici abbiamo un ciclo che comprende anche questa cosa. Abbiamo un cervello che non prevede la morte dentro di sé, non la prevede perché noi ci pensiamo sempre, comunque, magari abbiamo 90 anni, ma non io adesso, ma insomma è chiaro che sei sempre proiettato verso l'esistenza, ma per come sono fatte le nostre strutture cerebrali. Quindi la morte è sempre un'astrazione in realtà. Noi abbiamo esperienza della morte degli altri. Non abbiamo mai. Io incidentalmente da bambino sono quasi annegato, per cui ho perso coscienza, eccetera, e quindi direi che questa esperienza l'ho fatta in un certo senso, no? Perché quando sono arrivato a vedere questa grande luce, a sentire questa enorme pace e felicità che mi invadeva, che poi fa sì che io sinceramente non ho più paura della morte, perché quell'esperienza che ho fatto, sì, c'era la paura iniziale e poi via via che nei 2-3 minuti che dura questa vicenda, poi ti senti appunto, vedi questa grande luce bianca e ti senti di una felicità meravigliosa, per cui, boh, se la morte è questa qui, per carità è giusto che biologicamente ne abbiamo paura, ma razionalmente non dovrebbe fare paura più che tanto. Quindi io non sento il bisogno di spiegazioni più profonde di queste qui. Prima di tutto che la morte in sé stessa è piacevole, non è la malattia, tutto quello che la contorna, no, ma il procedimento proprio del morire, per la mia esperienza che è questa qui, in se stessa è piacevole. Dopodiché il resto fa parte, voglio dire, della nostra struttura biologica, ma anche del nostro cervello che non è capace di accettarla. Su questo si innestano delle differenze di interpretazioni culturali che sono profondissime. Il modo in cui si tratta il morto è diverso da cultura a cultura e indica un diverso rapporto con la morte. Il cristianesimo ha questa convinzione della immortalità dell'anima e della resurrezione del corpo, per cui già il cristianesimo parte dalla negazione della morte. Cioè la negazione della morte della società consumistica occidentale di cui si parlava prima ha le sue radici nella negazione della morte del cristianesimo. Invece buddismo, induismo, religioni orientali hanno una profonda accettazione della morte e lo si vede un pochino dai riti
noi seppelliamo i morti in tombe con il viso, il nome, ad affermare che non sono morti completamente, che risorgeranno. Quando tu bruci il cadavere e pensi che l'anima andrà a trasferirsi in qualche altro essere vivente, evidentemente l'individualità non è così centrale. Mentre nel cristianesimo l'individualità è centrale e quindi la morte è negata. La negazione della morte è un tratto tipico della religione occidentale che è talmente legata all'io che non accetta che l'io possa sparire. Invece bisognerebbe accettarlo. È dura, però bisognerebbe accettarlo e diventare un po' più orientali da questo punto di vista. Anche l'io scompare, cioè tu c'hai voglia di cercare di sopravvivere attraverso le tue idee, eccetera, verrai completamente dimenticato, cancellato. Tu pensi già ai tuoi nonni che sono delle vaghe immagini per te, sono... cioè che cosa sopravvive di noi? Nulla in realtà. E anche quando sembra che un grande artista sopravvive la sua opera, ma non è mica lui che... cioè è una cosa staccata e diversa da lui. Anche, diciamo, il mondo laico in Occidente, che idea alternativa ha prodotto della morte? L'idea foscoliana, no? Che noi sopravviviamo attraverso la memoria dei posteri. La memoria salva la... quindi Fosco non crede più all'anima, eccetera, però crede al fatto che i posteri, per carità, ci ricorderanno per sempre. Non funziona neanche così. È un tentativo di salvataggio in senso laico della sopravvivenza dell'individuo a cui l'Occidente crede fermamente, perché è una società individualistica sostanzialmente. Allora, per noi oggi il cristianesimo garantisce la sopravvivenza a tutti, e poi in qualche modo non si sa più se è vero o non vero, ma insomma, o nell'inferno o nel paradiso, con un sistema premiale, tu hai l'immortalità, verrai premiato per l'immortalità o punito per l'immortalità. Ma se tu vai a vedere quel che si riesce a ricostruire della predicazione originaria di quello che noi chiamiamo Gesù, e soprattutto il documento più attendibile, secondo me, è questo cosiddetto Vangelo di Tommaso, cioè la raccolta dei detti di Gesù di suo fratello gemello, perché ragazzi, c'è poco da discutere, sono riusciti a nasconderlo benissimo, ma Gesù aveva un fratello gemello. Tommaso vuol dire gemello, e per non sbagliare dicono parole segrete di Gesù, di suo, scritte da Giuda, fratello gemello, una volta in ebraico, una volta in greco. Più di così non potevano essere chiare la cosa, non è stata messa in discussione. E questa raccolta di detti inizia con questa frase: chi comprenderà le mie parole non gusterà la morte. Quindi Gesù, secondo questa lettura, non aveva l'idea di un'immortalità universale, ma l'immortalità era garantita solo a chi credeva. Gli altri erano destinati a scomparire. Quindi nel cristianesimo originario si parte dall'idea che è la fede che ti farà sopravvivere, poi cosa volesse dire è oggetto di una bella discussione, ma non che tutti gli uomini sarebbero sopravvissuti. Solo l'adesione ad una fede profonda ti garantiva una specie di sopravvivenza che probabilmente non era quella del paradiso, come è stato delineato dopo, dell'inferno. Io sono convinto che la realtà è solo possibilità e che siamo noi che creiamo la realtà. Cioè è la comunità umana che con l'osservazione rende la realtà reale. La realtà è soltanto un insieme di possibilità. Di tutte queste possibilità c'è una possibilità che si auto-osserva, e auto-osservandosi diventa reale, ma la realtà è nel linguaggio.
fuori dal linguaggio, la realtà non ha nessuna consistenza, è il linguaggio che rende reale la realtà. E se noi cerchiamo di pensare ad una società non osservata, una realtà non osservata esiste? Potremmo dire che esiste una realtà di cui non si ha nessuna coscienza. L'idea che regge attualmente la nostra società, la vera religione del nostro tempo, è che c'è una realtà oggettiva e che il pensiero la rispecchia. Ma se ci pensiamo bene, dov'è la realtà oggettiva se non c'è nessun pensiero a rispecchiarla? Potremmo dire che è oggettiva quella realtà se non ci fosse nessuna coscienza di quella realtà stessa? Io dico di no. E quindi c'è qualcosa di più profondo della realtà, che del resto è anche quello che dicono le religioni orientali, il velo di Maya, no? Il processo del buddismo è di arrivare a capire qual è l'essenza autentica della realtà che rende questa realtà oggettiva che noi chiamiamo inessenziale. Io all'università mi ero occupato di papiri, di un papiro in particolare, scriveva dei rapporti tra Alessandro Magno e l'India. Quindi raccontava un episodio che Alessandro Magno, arrivato in India, trova i gimnosofisti, cioè dei fakiri che vivono nudi sugli alberi, e dialoga con loro. E questi qui gli dicono: sei un disgraziato, ammazzi la gente, uccidi gli animali, perché erano anche vegetariani, naturalmente. E insomma inventano questa storia che poi finisce nei romanzi popolari e gira l'universo mondo. Lo trovi perfino tradotto in mongolo, in etiope, eccetera. Ognuno l'ha... Era affascinante questa storia, no? Del grande imperatore del mondo che arriva davanti a questi guru che stanno nudi sugli alberi e gli dice: io vi rendo ricchi, ma chi ha voglia di te vattene da noi. Quindi è una storia abbastanza affascinante. E queste storie giravano e ciascuno se le adattava come voleva, non c'era la stampa, quindi l'esemplare originale. E lo stesso avviene in una certa misura anche con questi testi. Questa almeno è la convinzione a cui sono arrivato. Siamo tutti un coacervo di contraddizioni incredibili, non siamo affatto razionali, siamo guidati da impulsi. Un altro chiodo fisso è che noi non decidiamo niente di quello che facciamo. Siamo sempre decisi dalla biologia e poi ci convinciamo di avere deciso. Non so se per caso hai visto, se non li hai visti vai a vedere, ne ho scritti 3 o 4, i post su Kornhuber e Libé, che hanno fatto negli anni 50 questi esperimenti sulla volontà, analizzando le onde cerebrali nel cervello. Allora, qualunque movimento noi facciamo, questo movimento che io ho fatto qui, nel cervello è partito circa 1,5 secondi prima che io l'abbia deciso. Quindi la decisione è il processo attraverso cui noi memorizziamo il movimento e ci raccontiamo anche di averlo deciso noi. Noi in realtà possiamo inibire il movimento, ma non possiamo farlo partire. Il movimento parte, il cervello ha in alcune circostanze la capacità di bloccarlo, ma non ha la capacità di deciderlo.